Benvenuti a Pensieri Notturni su GS Radio. Io sono Tiziana Giampieri. Oggi voglio fare un gioco con voi. Vi leggerò due righe di una preghiera e vediamo se indovinate di che cosa vi voglio parlare. Casta diva, che in argenti queste sacre antiche piante, a noi volgi il bel sembiante senza nube e senza velo. Avete indovinato? Ebbene sì, oggi vi voglio parlare della Luna, il satellite della Terra. Prima di tutto però vi dico che queste righe che vi ho letto derivano dalla preghiera che la sacerdotessa gallica fa alla Luna nella Norma di Bellini. Allora, volevo suggerirvi un pensiero. Vi siete mai domandati quanti scienziati, quanti artisti, quanti innamorati, magari filosofi o gente comune può aver influenzato o ispirato l'osservazione della Luna? Ma io mi sono domandata, ma se non fossimo stati qui sulla Terra e quindi avessimo la Luna come satellite, ma fossimo su un altro pianeta del Sistema Solare, che cos'è che vedremmo? Prima di tutto, se fossimo su Venere e Mercurio, potremmo osservare soltanto che le stelle, perché sono due pianeti che non hanno satelliti. Ma gli altri pianeti, i satelliti li hanno, e non hanno un satellite solo come lo ha la Terra, ma ne hanno minimo due. Allora, incominciamo con Saturno, per esempio. Bene, Saturno ha circa 62 satelliti, di varie dimensioni naturalmente. Fra questi satelliti, 7 sono vere e proprie lune, cioè hanno una dimensione degna di essere notata. Una grande dimensione, fra questi abbiamo addirittura Titano, che è il primo dei satelliti di Saturno, ed è un satellite le cui dimensioni sono maggiori addirittura del pianeta Mercurio. Gli altri satelliti dei 7 di cui vi parlavo sono Rea, Giapeto, Dione, Teti, Encelado e Mimas. Ve li ho letti in ordine di grandezza. Ma fra tutti i satelliti minori di Saturno ce ne sono due che sono Giano ed Epimeteo, che sono degni di essere ricordati perché sono due satelliti in coorbita. Che cosa significa essere in coorbita? Allora, le orbite di questi due satelliti sono molto vicine fra di loro e in determinati momenti i due satelliti si avvicinano talmente tanto che sembra quasi che vadano a collidere, ad urtarsi per in altri termini. E invece per delle leggi fisiche i due satelliti si scambiano le orbite e questo evento capita ogni 4 anni. Una volta che si sono scambiati le orbite però i due satelliti si separano e quindi passano altri 4 anni e ricomincia da capo questo incontro e questo scambio di orbite. Anche Urano ha dei satelliti, però il suo sistema di satelliti è molto giovane e i nomi che sono stati dati ai satelliti di Urano sono dei nomi che derivano dai personaggi dell'opera Sogno di una notte di mezz'estate di William Shakespeare. In totale Urano ha 27 satelliti, ma i 4 più importanti sono Titania, Oberon, Umbriel e Ariel. Poi abbiamo Nettuno con Tritone, Talassa, Naiade, Nereide e Niso, che sono nomi che derivano dalla mitologia greca inerente alle figure del mare, mentre Plutone ha 5 lune che sono Caronte, Stige, Notte, Cerbero e Idra. I satelliti di Giove invece sono 67. Ma i primi 4 in ordine di grandezza hanno un'importanza storica perché sono i primi satelliti scoperti al di là della Luna nel 1610 da Galileo Galilei e sono conosciuti anche come i satelliti Medicei o Galileiani. Perché sono importanti? Perché prima del 1610, prima che Galileo Galilei riuscisse a
vederli, si pensava che nel sistema solare l'unico satellite possibile fosse la Luna. Il nome di questi quattro satelliti sono Io, Europa, Ganimede e Callisto. Ganimede è il più grande, credo che sia anche il più grande satellite del sistema solare. Ora, voi siete un artista, un musicista, un filosofo. Guardate il cielo e avete quattro satelliti che si rincorrono, che magari in determinati momenti, anche se rari, si allineano e possono anche eclissarsi l'un l'altro. Che cosa vi ispirerebbe? A me di sicuro quelli di Marte, i due satelliti marziani che sono Phobos e Deimos, ispirerebbero tanta simpatia, perché non sono neanche sferici, sono due satelliti molto piccoli in rapporto alla grandezza della Luna, per esempio, per avere un'idea di grandezza, e hanno un aspetto, come dicevo, non sferico ma un po' bitorzoluto, che ricorda tanto una patata. Deimos fra i due è quello più piccolo ed è anche il più distante. Phobos invece è più vicino al pianeta, è molto più vicino al pianeta ed è anche veloce, riesce a completare l'orbita intorno a Marte in circa 8 ore, mentre il pianeta gira su se stesso in 24 ore. Questo che cosa significa? Significa che in un giorno marziano Phobos riesce a girare intorno al pianeta per circa 3 volte, è come se noi lo vedessimo a colazione, pranzo e cena. Un'altra caratteristica che potremmo osservare, anzi che non potremmo osservare se fossimo su Marte, è l'eclisse del Sole. Perché? Perché questi due satelliti sono talmente piccoli da non riuscire a coprire il disco solare come fa la Luna quando abbiamo l'eclisse di Sole qui vista dalla Terra. Una domanda mi sono sempre posta: ma perché la Luna non cade mai sulla Terra? Eppure è più pesante di alcuni meteoriti o asteroidi che possano colpirla. Ma di questo vi parlerò in una prossima puntata. Ciao!